premio a Luciano Bonfiglio è la sintesi di quello che il sistema canoa sta facendo negli ultimi anni. Avere ottenuto vittorie importanti alle Olimpiadi e nei vari campionati internazionali, ma anche e soprattutto aver cresciuto, allenato atleti che poi oggi ricoprono importanti ruoli dal punto di vista istituzionale e politico, come la ministra Josefa Idem, come l'assessore Antonio Rossi, sicuramente sono frutto di un lavoro, di una programmazione che ha dentro tante competenze manageriali. Quindi a Luciano Bonfiglio va un premio per tutto ciò che ha fatto in questi anni per far crescere il sistema canoa. Come tutti i premi fanno piacere, e come tutte le volte da quando ero atleta che salivo sul podio, nel momento in cui mettevo giù il piede pensavo come ritornarci su, e anche in questo caso, come ho detto in chiusura, nel ricevere questo prestigioso premio, e adesso mi sono chiesto che devo fare per cercare di ottenere qualcos'altro, prima di tutto per non deludere, ma proprio per la mentalità che viene da un percorso sportivo di prefiggerci degli ulteriori traguardi e raggiungerli con successo. Dando per scontato l'entusiasmo, la passione, l'onestà, l'impegno, la determinazione, che sono i valori che contraddistinguono uno sportivo, però bisogna produrre in maniera razionale e con competenza. Quindi la formazione contribuisce ad arricchire una persona già predisposta, ma organizzando la sua mente ad operare in maniera aziendale, quindi in ragione del profitto. Profitto che non è solamente economico, ma è organizzativo, logistico, razionalizzante di un'attività sportiva. Questo è il valore aggiunto che attraverso un percorso di formazione ricade sulla disciplina sportiva, sul club sportivo, su una federazione. Un manager, un direttore sportivo deve essere utile, deve far capire all'atleta il suo ruolo, che è quello di mettere l'atleta, di metterlo nelle migliori condizioni per potersi allenare, perché sia sereno e non debba pensare ad altro che ad allenarsi e a competere nel migliore dei modi. Devo dire che tutti dicono che lo sport è necessario per la vita di tutti i giorni, sia dal punto di vista educativo sia anche sanitario, insomma, perché promuove uno stile di vita sano, di prevenzione proprio di determinate malattie, quindi non ne soffre, perché se siamo tutti convinti bisogna investire nello sport, quindi in teoria anche il governo dovrebbe dare più soldi, anche perché questo abbiamo parlato col ministro Josefa Idem, e quindi aspettiamo, insomma, che ci siano dei finanziamenti. Poi magari se non arrivano te lo dico quanto soffre, perché in effetti aspettiamo molto questo aiuto, anche perché anche da un punto di vista programmatico, sia per gli impianti, per rimettere a posto gli impianti, ma anche proprio per gli eventi che si fanno qui in regione, ma anche a livello nazionale, per l'Expo, insomma, è importante investire nello sport. Un buon manager sportivo deve essere in grado di bilanciare più categorie di prestazioni, mi verrebbe da dire, sicuramente quella sportiva sul campo, ma anche quella economica, perché molte volte si perde un po' di vista la dimensione budget cosiddetta, e la terza dimensione per noi molto importante è quella culturale / sociale, cioè lo sport sicuramente serve per educare, far crescere le persone, quindi bisogna guardare sì allo sport come uno spettacolo, ma anche e soprattutto come una forma di educazione, quindi va bene l'attività di base, va bene la pratica sportiva, amatoriale, dilettantistica, un bravo manager deve saper combinare tutti questi elementi.